Gamescom 2012, secondo giorno di fiera, oggi abbiamo assistito delle scene incredibili perché si sono aperte le porte anche per i frequentatori non addetti ai lavori, quindi una marea di gente è entrata dentro e noi siamo andati a vedere e provare uno dei giochi più attesi della redazione per questo 2012, ovvero Borderlands, secondo capitolo per la saga creata da Gearbox e pubblicata da 2K, che si è rivelata un grandissimo successo, come questo, creando un mondo da poter giocare sia in single player offline sia online con altri tre amici, un mondo, come dicevo, liberamente esplorabile, completamente in 2D, in 3D, con questa grafica in cel shading efficacissima, soprattutto dal punto di vista artistico, un mondo che riesce a coniugare perfettamente tutte quelle che sono le caratteristiche di un FPS enorme, condito da milioni di armi da trovare, da poter identificare e utilizzare al meglio, tanto che Borderlands 1 è presente nel record del Guinness dei primati come il gioco col maggior numero di armi della storia dei videogiochi. In più però ci sono anche degli elementi RPG, visto che salendo di livello, accumulando punti esperienza, è possibile accrescere le abilità del proprio personaggio, abilità che vengono divise attraverso tre skill tree, ovvero tre direzioni per ogni personaggio, la differenza per ogni classe soprattutto. La differenza in questo nuovo episodio è che il scopo di Gearbox è stato quello di fare in modo che per ognuno degli skill tree di ogni personaggio ci fosse un'abilità assolutamente identificativa e super figa, diremmo, con cui sbizzarrirsi. La presentazione di oggi ce ne ha fatte vedere livelli di personaggi di livello 31, quindi molto avanzati, e alcune delle abilità più importanti, oltre alle nuove classi. Fra queste l'assassino, che ci è molto piaciuto, che è questo personaggio longilino nero che ricorda un po' un ninja, che ha due caratteristiche principali: è estremamente efficace da lontano, quindi da cecchino concettualmente, e soprattutto anche da vicino con le mosse melee, a cui è stata dedicata grandissima attenzione, tanto che infatti noi l'abbiamo usato nel zone play che abbiamo fatto dopo, cioè nella prova che abbiamo effettuato. Ha questa abilità speciale che può essere attivata, per cui lancia un ologramma di se stesso sul quale si concentra il fuoco dei nemici, e mentre questo accade lui diventa invisibile e può con colpi di spada andare a eliminare i nemici. Si attiva anche questa modalità, quindi con questa abilità speciale, per cui il timer dell'invisibilità si rinnova tutte le volte che durante la deception, cioè mentre viene attivata questa abilità, tutte le volte che si elimina un nemico, quindi si possono concatenare delle catene di uccisione e ottenere dei bonus, dei moltiplicatori di bonus incredibili. L'altra novità presentata qui alla fiera è quella di una nuova classe, il necromante, che però non sarà disponibile all'inizio, al lancio del gioco, ma sarà disponibile gratuitamente per chi ha preordinato Borderlands 2, mentre invece è possibile acquistarlo successivamente come DLC da parte di tutti gli altri. Che abilità, come tutti i necromanti di fantasy, può summonare quello che è un mega robot, il Death Trap, una versione del Crap Trap, il robottino che ricordate, però enorme e che fa malissimo e che può eliminare i nemici con gli artigli, e soprattutto sbattendo le mani può creare una mega esplosione che elimina tutti i nemici circostanti. E quindi questa è una delle caratteristiche di questa nuova classe, che ancora abbiamo visto con un modello poligonale che aveva soltanto il dettaglio dei poligoni addosso, ma ancora addirittura non aveva le texture se non quelle della faccia. A parte questa introduzione della nuova classe, appunto, che vedremo nei mesi successivi al lancio del gioco, Gearbox ci ha anche parlato dei mostri raid, nel senso che loro si sono accorti che i giocatori hanno giocato al primo titolo anche per decine, centinaia d'ore, come se fosse un hobby, quindi attraversando la storia con tutte le classi, cambiando personaggi, con gli amici, da soli, in solitaria. Quindi hanno creato appositamente dei contenuti per l'high-end game cosiddetto, cioè per quel gioco che si scatena, che si rilascia quando si raggiunge il massimo livello. Quindi ci è stato fatto vedere questo mostro di livello 50, che è studiato appositamente per essere affrontato e distrutto soltanto da quattro personaggi, tutti di livello 50 e tutti con le armature e le armi potenziate al massimo. Immaginate una enorme arena da cui, da una grotta, è uscito questa specie di serpente gigante che spuntava poi sopra dal terreno cercando di uccidere tutti i personaggi, che se morivano dovevano tornare fuori dall'arena e quindi ricominciare il combattimento da capo. Quindi è fondamentale una strategia di gruppo per riuscire a rimanere sempre in battaglia. Veramente promettente, tutta multiplayer, lo aspetta a braccia aperte.